Cari telespettatori di Fano TV, buonasera e bentornati in diretta. In attesa di ospitare i candidati a sindaco di Fano che venerdì saranno nei nostri studi qui per un faccia a faccia, questa sera noi continuiamo a presentarvi coloro che invece si candidano al Consiglio Comunale di Fano e ovviamente conosceremo anche i loro programmi. Ci confronteremo con Filippo Aguzzi, candidato per il Movimento 5 Stelle, che ha indicato Marta Ruggeri come candidata a sindaco di Fano. Buonasera. Buonasera Simona, buonasera a tutti. Enrico Nicolelli, candidato nella lista del Partito Democratico in appoggio Massimo Seri, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Davide Rossi, candidato nella lista La Tua Fano, sostegno di Lucia Tarsi, buonasera. Buonasera, buonasera. Opinionista di questa sera è il commercialista Enrico Maria Renier, buonasera. Buonasera, grazie dell'invito. Come sempre andiamo a conoscere meglio anche i nostri ospiti. Filippo, parto da lei, operaio nel settore dell'edilizia, sostenitore del Movimento 5 Stelle dal famoso V-Day, nelle retrovie della prima candidatura di Adaro Miccioli ed in prima linea ora a sostegno di Marta Ruggeri. Sì, io sono un normalissimo libero cittadino, attivista del Movimento 5 Stelle ormai da anni e mi sono messo in realtà in prima persona già dalla campagna elettorale delle politiche dello scorso anno e poi lavorando insieme al gruppo, insieme ai miei colleghi fondamentalmente, mi è stato proposto di mettermi direttamente in prima persona in lista. Giustamente hanno detto, lavori così tanto, perché farlo da dietro, farlo per te stesso? E perché no? Quindi accettato la sfida. Come no? Enrico è un consulente assicurativo, ha iniziato a fare politica ben 15 anni fa nei DS Democratici di Sinistra e ha aderito al Partito Democratico invece nel 2007. Dal 2014 al 2019 è stato eletto consigliere comunale, mentre nell'ultima parte del suo mandato ha svolto il ruolo di capogruppo. Dal 2017 è anche consigliere provinciale. Sì, esattamente, sono un consigliere comunale uscente, capogruppo uscente del Partito Democratico e il partito mi ha chiesto di ricandidarmi, quindi di mettere a servizio insomma, del partito e della città la mia esperienza, la mia competenza, quindi insomma, sono di nuovo qua a giocarmela e tentare di fare un altro mandato in consiglio, augurandoci chiaramente con il sindaco Massimo Seri. Davide, lei invece attualmente insegna ed è un libero professionista, è stato assessore alla cultura del Comune di Fano dal 2004 al 2007, assessore alla cultura della provincia di Pesaro Urbino dal 2009 al 2014, dopo una pausa di 5 anni ha deciso di ricandidarsi per la prossima tornata amministrativa. Sì, anch'io sono candidato perché mi è stato chiesto e perché ho pensato che questo sia un momento in cui nella politica occorre portare un po' di competenza professionale, un po' di conoscenza dei meccanismi della pubblica amministrazione. Ci si è reso conto in molte città diverse da Fano che non ci si può improvvisare in politica. Va bene la novità, però occorre anche la competenza professionale e ho pensato quindi di poterla di nuovo mettere dopo 5 anni in cui ho vissuto da cittadino normale, di poter mettere a disposizione questa mia esperienza per la città. Riniera, lei invece è commercialista, revisore legale, consulente del lavoro e master coach internazionale, fondatore di un'associazione di professionisti del settore che ha la sede a Bellocchi di Fano. Da oltre 20 anni siede nel Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti di Pesaro Urbino, ha seduto anche nel CDA di importanti banche nazionali quotate in borsa, in collegi sindacali di importanti società locali e regionali ed è anche curatore fallimentare e consulente tecnico del giudice. Ricordiamo ai nostri telespettatori che qualche mese fa le era stato anche indicato da alcuni esponenti del centrodestra come possibile candidato a sindaco, poi però la decisione non è andata in porto sostanzialmente perché mancava l'unanimità. Comunque lei aveva dato la sua disponibilità in ogni caso. Comunque ho dato la mia disponibilità, sarebbe stato un grave problema per me perché era incompatibile sicuramente con la mia professione, però alla fine ho deciso di guardare la trasmissione da casa e guarda caso oggi sono venuto a fare l'opinionista o comunque a chiedere qualcosa, quello che tutti i cittadini oggi vorrebbero chiedere alle liste che si presentano alle elezioni e ovviamente capire che cosa accade, chi andrà al governo il giorno dopo le elezioni, che cosa farà e quindi farò qualche domanda
sui loro intenti. Le attendiamo. Intanto, prima di entrare nel vivo della puntata, riguardiamo come sempre i quattro candidati a sindaco di Fano che, vi ricordo, venerdì prossimo saranno nei nostri studi per l'atteso faccia a faccia. Allora aiutiamoci con la grafica. Eccoli qua, come sempre, in ordine alfabetico per cognome: Teodosio Spici della sinistra per Fano, Marta Ruggeri, candidata per il Movimento 5 Stelle, Massimo Seri per il centro-sinistra, Lucia Tarsi alla guida del centro-destra. Ed ora andiamo a scoprire dove si trova questa sera Lino Balestra, quindi andiamo in esterna, colleghiamoci. Lino, mi senti? Buonasera. Sì, buonasera Simona, siamo qui nel quartiere di San Cristoforo dove Massimo Seri e la sua coalizione incontreranno i cittadini in un incontro pubblico dove appunto discuteranno dei problemi del quartiere e del programma elettorale. Come vedete alle mie spalle la sala è quasi piena, fra poco inizierà l'incontro, noi avremo al nostro fianco come sempre alcuni ospiti e quindi potremo intavolare con gli ospiti in studio la discussione. Bene, grazie Lino, ci risentiamo fra poco. Adesso partiamo da quello che è successo negli ultimi giorni. Intanto diamo uno sguardo ai volti di coloro che verrebbero designati assessori nel caso in cui dovessero vincere le elezioni e dovesse vincere il Movimento 5 Stelle. Allora, i nomi: Adar Omiccioli, vice sindaco e assessore al governo del territorio, vediamo qua le immagini di presentazione durante la conferenza stampa. Giacomo Furlani sarebbe designato assessore ai servizi alla persona. Matteo Giuliani, assessore alle finanze e al bilancio partecipativo, Ramona Roccheggiani, assessore ai lavori e al decoro della città. Ancora riservo invece per l'assessore al turismo e alla cultura. Gli altri candidati a sindaco invece a quanto pare annunceranno poi a posteriori gli assessori. Ma cos'altro è successo nel mondo della politica? Allora, come fra l'altro avete visto anche nel corso del nostro telegiornale, adesso vi aiutiamo con le immagini ad entrare nel vivo dell'argomento, i candidati dei vari schieramenti hanno espresso un po' la loro opinione su quello che è successo nella notte fra sabato e domenica, ovvero il secondo crollo del guado. Regia, se abbiamo le immagini intanto eccole qua, le mostriamo. Il guado all'Arzilla di Fano, meglio questo ponte di sabbia che era stato costruito provvisoriamente dalla regione, con la differenza che quest'ultima volta circa 200-250 giovani sono rimasti bloccati, isolati per così dire in spiaggia, perché anche sotto il ponte ferroviario era pieno d'acqua. Ora vi chiedo, il comune poteva fare qualcosa nonostante la competenza, insomma, fosse della regione? È stata messa a rischio la sicurezza dei cittadini, come ha detto qualcuno? Nicolelli. Ma allora, io credo che in questa situazione il Comune avrebbe potuto benissimo interdire l'area per sabato, perché le previsioni meteo erano, si sapevano insomma già da tempo che poteva essere una serata con tanta pioggia, quindi sostanzialmente a rischio, pericolosa. E anche perché poi qualche giorno prima insomma il ponte era crollato in una precedente piena del torrente Arzilla, quindi il Comune avrebbe potuto anche tranquillamente chiudere quell'area per sabato sera e non far svolgere l'attività e quindi non dare la possibilità alle attività commerciali presenti nella zona di svolgere la loro normale attività. Abbiamo deciso comunque di mantenere aperto il transito su questa passerella, che poi in realtà non è né un ponte né una passerella, è un semplice movimento di terra piastrellato con una ringhiera, insomma, per mettere in sicurezza il passaggio, e cercando di monitorarlo dal primo all'ultimo minuto, perché chiaramente sapevamo che ci poteva essere un pericolo di piena e quindi uno smottamento di questo movimento terra. Quindi io credo che al di là delle tante persone che poi erano lì presenti, di tanti giovani che sono andati a far serata in questi locali dell'Arzilla che sono sempre molto frequentati, credo che comunque l'amministrazione con le forze dell'ordine competenti e soprattutto con la protezione civile abbia, per quello che poteva, chiaramente monitorato la zona, e mi pare che rischi grossi insomma o pericoli rilevanti per l'incolumità fisica appunto dei presenti non ci siano stati. Poi chiaramente ecco, qui vale il buon senso di tutti, soprattutto dei presenti, degli operatori commerciali, la prudenza, tutto quanto, però ecco, io dico che per tutelare e salvaguardare le attività commerciali presenti sul luogo abbiamo deciso comunque di tenere aperto e di monitorare la situazione per quello che era possibile insomma. Rossi. Ma io posso dire questo, che se fossi stato il sindaco, fossi stato l'assessore ai lavori pubblici,
avrei sicuramente agito diversamente. Da quel che so io è da agosto del 2018 che si sa che quel ponte ha dei problemi, a dicembre del 2018 è stato chiuso, siamo arrivati a maggio del 2019, quantomeno in coinvolgimento del genio militare per prevedere una sì ponte provvisorio, non definitivo, ma molto più solido e meno pericoloso di quelli che abbiamo visto, io l'avrei fatto. Esistono dei cosiddetti bailey privati che si possono affittare, cioè io non mi sarei affidato a queste cose che abbiamo visto crollare due volte nel giro di pochissimi giorni. Avrei spinto fortemente la regione ad accelerare le tempistiche, perché mi risulta che la ditta che deve fare il lavoro ha avuto l'incarico appena una settimana fa. Conseguentemente, diciamo, io la critica che mi sento di muovere è sul ritardo nei confronti dello stimolo verso la regione e nel pensare immediatamente da agosto, da fine stagione scorsa, ad attrezzare un ponte, ad esempio attraverso il genio militare, in breve tempo ben più solido di quelli quindi che abbiamo visto. Quindi insomma una programmazione diversa. Programmazione diversa. Aguzzi. Dunque, io dei problemi tecnici se ne è parlato fin troppo. Mi concentrerei sul problema politico di questa situazione. Perché se non ricordo male, e lo ricordo a chi non ha memoria a lungo termine, che a marzo Fanesi e Minardi si sono presentati alla cittadinanza dicendo che entro il 15 di aprile questo ponte sarebbe partito, sarebbero partiti i lavori, e si auspicava una fine nel mese di maggio. Arrivati ad aprile, noi Movimento 5 Stelle abbiamo interrogato i nostri consiglieri regionali e il consigliere regionale, appunto, del Movimento 5 Stelle Fabbri ha detto che al 15 di aprile ancora non era nemmeno arrivato il programma definitivo, e di conseguenza mi chiedo su che basi Fanesi e Minardi hanno detto che a maggio sarebbe stato pronto. C'era bisogno di aspettare veramente la fine di aprile per mandare i lavori in opera? Non lo so, io ci si può ancora fidare di persone che dicono cose senza sapere assolutamente di che cosa stanno parlando? Ovviamente diamo la possibilità di replica a tutti coloro che vengono chiamati in causa, di poter telefonare allo 0721 86 14 33 per intervenire in diretta, ma c'è un'altra domanda che le voglio rivolgere. È vero che avete controllato insomma un po' tutti i documenti relativi a questo progetto, nei quali risulterebbe che il nuovo ponte in realtà non sarebbe pronto entro il mese di luglio? Dunque, addirittura? Dal progetto e in seguito all'appalto che è stato concesso, se non sbaglio, il 7 di maggio, i lavori dovevano partire il 12 o il 13, poi per motivi di chiaramente di maltempo non sono partiti, e sembrerebbe che ci vogliano 45 giorni lavorativi. 45 giorni lavorativi a partire anche da oggi sarebbe almeno fino a metà luglio. Poi pensiamo ad un ritardo, pensiamo ad un collaudo, pensiamo a qualsiasi cosa può avvenire, ci ritroveremo alla fine di luglio. In più pensiamo anche che in un comune che si rispetti, che ha il suo turismo nella parte estiva, non ci si può trovare un cantiere sul lungomare a giugno e luglio. È una follia dal mio punto di vista. Renier, lei anche ha due figlie, insomma due ragazze giovani, non so se quella sera fossero presenti. Mia figlia lavora proprio nel baretto lì, ecco. Di là, quindi non lo sapevo, coincidenza. Sì. Quindi insomma assistito alla situazione? No, assistito. Adesso diciamo il problema tecnico lo sorvolerei, perché come sparare nell'ambulanza, ne abbiamo parlato ormai a Iosa, e io quando ero piccolino andavo al mare, il mio papà mi diceva sempre non fare i castelli vicino all'acqua, perché se no se arriva l'onda più lunga te li porta via. Beh, c'è stata una recidiva, perché non abbiamo fatto una volta il ponte, hanno fatto due volte questo ponte, e quindi non ne vorrei parlare di questa cosa. Penso proprio che sia una carenza di visione da parte dell'amministrazione, che al di là che poi accampa la competenza della regione, poi mi pare che nella regione non ci sia il centrodestra, ci sia il centrosinistra, quindi ci sia anche una facilità di dialogo sotto l'aspetto della realizzazione anche in tempi brevi e veloci per valorizzare il nostro territorio. Noi non ci possiamo presentare con le città limitrofe, che abbiamo Pesaro che è tirata a gara e Senigallia che ha già le aiuole con tutti i fiori, mentre noi abbiamo dei cantieri in corso. Davanti all'Elisabetta abbiamo il ponte che ci manca e abbiamo chiaramente un abbandono, un degrado della zona Lido, zona Sassonia, che mi pare sia un qualcosa che fa capire che non esiste una visione strategica della città. Non si presenta nel migliore dei modi. Assolutamente no. Torniamo un attimo in collegamento, perché mi dicono che Cellino Balestra pronto, eccolo qua, con l'attuale assessore Cristian Fanesi, candidato anche lui alle prossime amministrative. Lino.
Sì, appunto, lo studio ha tirato proprio in ballo l'assessore Cristian Fanesi e le metodiche di approccio dell'amministrazione comunale proprio a questo problema. Allora, le argomentazioni Fanesi lei le ha sentite, i commenti dello studio li ha sentiti, che cosa vuole rispondere? E questa mattina ci siamo trovati lì con gli operatori economici, ci siamo trovati con la Regione Marche, c'era presente il Comune di Fano, abbiamo spiegato quali sono i problemi veri che noi abbiamo scelto in una visione un po' più lunga e un po' più, come dire, che guarda al futuro, di fare un ponte nuovo sul torrente Arzilla, perché il vecchio era inutile, erano soldi sprecati sistemare il vecchio, e quindi sicuramente abbiamo fatto una scelta giusta, che è quella di fare un nuovo ponte. E è chiaro che nel frattempo abbiamo dovuto dare un guado provvisorio alle attività economiche che sono lì, e abbiamo chiesto stamattina di ampliare la sezione utile per il deflusso delle acque alla Regione Marche, e quindi metterà dei tubi molto più ampi, alti circa 2 metri, e sicuramente avremo, come dire, la possibilità di migliorare la situazione. Ecco Fanesi, però quello che le voglio chiedere, il Comune aveva competenza di poter chiudere questo guado sabato sera, tenendo in considerazione anche degli eventuali rischi, insomma ci stavano passando tanti giovani quella notte, il Comune poteva chiudere per prevenire, insomma, una situazione del genere? Allora, prima di tutto vorrei ricordare che i casi diciamo di smottamento del guado sono avvenuti durante 2 emergenze meteo, e la Protezione Civile aveva il monitoraggio in corso di quel ponte. Alle 1.39 c'è stata la chiamata dei pompieri, e alle 2.20 circa il ponte era chiuso ed eravamo messi in sicurezza tutta l'area. Quindi la Protezione Civile in questo caso è intervenuta insieme alle forze dell'ordine subito, tempestivamente, cercando di risolvere il problema e cercando di non arrecare danno a nessuno e sicuramente anche ai giovani che erano lì. Quindi ecco, sì, la risposta è sì, noi abbiamo chiuso appena ci è arrivata la chiamata. E comunque era in corso un monitoraggio blando, perché vorrei ricordare che comunque a Fano non pioveva ma ha piovuto solo nell'entroterra. Ecco, il ponte Beli, che è stato chiamato in causa da qualcuno in studio, era meglio di questa soluzione attuale? Si poteva praticare? Adesso in questo momento no, perché al di là di tutte le cose che si possono dire, c'è la campagna elettorale in corso, per carità, ogni punto di vista è, come dire, legittimo ma discutibile, il ponte Beli in questo momento non serve. Primo, perché abbiamo chiesto la disponibilità, ce l'ha solo la provincia di Trento, e ovviamente ce l'hanno i militari la disponibilità, ma comunque sia i militari non è che oggi li chiami, domani vengono a montarti un ponte, e comunque bisogna fare comunque in ogni caso delle opere civili per sostenere sicuramente le spalle del ponte Beli. Quindi abbiamo deciso insieme e discusso insieme agli operatori, deciso di ricostituire il ponte con la consapevolezza, aumentando le sezioni ovviamente, con la consapevolezza che un altro evento si può verificare, perché questo maggio impazzito ci ha regalato 2 emergenze meteo nel giro di 10 giorni, ma siamo consapevoli di questo, ovviamente aumenteremo i monitoraggi, ma crediamo che il guado sia indispensabile per poter, date le condizioni, per poter procedere. Abbiamo chiesto alla Regione Marche di farlo il più fretta possibile. Mi ha dato dei tempi? Abbiamo chiesto alla Regione Marche chiedere alle ditte. Il guado ovviamente sarà fatto nel giro di, io penso domani, se non hanno iniziato questa sera, domani dovrebbero sistemare il guado con questi tubi molto più ampi. E per quanto riguarda il ponte definitivo abbiamo parlato con la ditta, e loro stanno facendo tutto il possibile, fra l'altro hanno subappaltato la costruzione del ponte a ditte locali, quindi sono, spero, più sensibili di altre nel capire la nostra esigenza, nel capire. Ma entro maggio o entro luglio, come ipotizzano i 5 Stelle, assessore? È possibile. Allora, entro maggio sarà difficile, i lavori sono già iniziati. Secondo me luglio è una data troppo distante, noi crediamo che tra un mesetto il ponte possa essere lì. Va bene, grazie, ritorniamo in collegamento. Questo è quello che ci hanno comunicato le ditte, ovviamente.
Sì, assolutamente. Allora, dicevamo, oltre però alla riqualificazione della zona mare, che è un obiettivo un po' di tutti gli schieramenti, il centrodestra prevede la realizzazione di una pista ciclabile lato mare che andrà a riconnettersi poi con la ciclabile Fanno Pesaro tramite il sottopasso all'inizio di Gimarra. Nicolelli. Insomma, adesso anche per questo... Centro-sinistra. Centro-sinistra, ecco, mi ricordavo un passaggio importante nel nostro programma elettorale che era proprio identico a quello che avevi appena annunciato. Sì, allora, chiaramente il lavoro di riqualificazione della zona Arzilla-Gimarra non si fermano alla realizzazione del ponte. Abbiamo puntato fortemente sulla mobilità sostenibile in questi anni, cercando di ridurre un po' il gap che si era creato con la vicina Pesaro, che in dieci anni precedenti ha realizzato delle grandi opere viarie per quanto riguarda la mobilità sostenibile, e quindi questo tratto di ciclabile lato mare che parte proprio dall'Arzilla e arriva fino alla Gimarra è uno dei nostri progetti, dei nostri programmi per i prossimi 5 anni, unitamente al collegamento di molte piste ciclabili che sono attualmente state realizzate ma non sono collegate tra quindi loro. Quindi questi collegamenti anche casa lavoro, no? Quello che è assolutamente, stato già assolutamente, si vuole sicuramente potenziare e diciamo che già c'è un progetto della ciclovia, la cosiddetta ciclovia adriatica, che attraversa un po' tutto il litorale adriatico e in particolar modo ecco la nostra provincia da Pesaro fino a Senigallia, quindi fino a oltre il Cesano, ed è già stato progettato un tratto di questa ciclovia adriatica che sarà in prossimità di Ponte Sasso, della località Ponte Sasso, quindi è il progetto più avanti nei lavori. E, oltre poi a una rete di piste ciclabili, insomma, che devono completarsi, tra cui quella appunto anche dell'Arzilla, lato monte, come diciamo, insomma, che passa dalla Paleotta e quindi sostanzialmente si ricollega un po' con la Fano Fenile, sì, fino poi a un progetto che porteremo avanti e immagino che poi sarà anche tema di discussione nella tratta Fano Urbino, chiaramente, perché anche lì la nostra intenzione è quella di dare priorità alla pista ciclabile. E poi ne parleremo. Aguzzi, anche voi avete ovviamente la mobilità sostenibile nel vostro programma, anche un rinnovo del bike sharing per dare, insomma, un tocco in più al servizio fanese. Assolutamente. Chiaramente è nelle nostre corde quello della mobilità sostenibile, ma in tutti i punti della città, non soltanto nel centro storico. E a partire dalle periferie, e abbiamo già presentato il nostro progetto di città ideale, che si basa fondamentalmente sulla falsariga della città spagnola di Pontevedra, che fra l'altro, se non sbaglio, l'attuale amministrazione qualcuno ha anche visitato, però non mi sembra che abbiano seguito proprio alla lettera i punti che hanno incontrato. E quindi spostare il traffico cittadino sulle arterie che ci ritroveremo, anche se non sono un granché come sono state eseguite secondo noi, e quindi sulla opera compensativa e sul nuovo interquartiere, spostare il traffico dal centro e far sì che tutte le zone raggiungibili in bicicletta possano essere collegate da piste ciclabili, però fatte ad hoc e non un po' di vernice sull'asfalto a lato della strada, perché non credo che siano tanto sicure. Ci vogliono dei dissuadori di velocità, ci vuole una zona 30 limitrofa al centro storico dove le auto lasciano la precedenza, pedoni e biciclette. Insomma, quello che Fano è la città dei bambini deve essere anche sulla pratica, non soltanto sulla carta. Rossi, l'impressione del centrodestra è che la realizzazione di queste piste ciclabili, insomma, non abbia seguito un progetto ben preciso, giusto? No, infatti io volevo dire ad Enrico Nicolelli, chi amministra ha molti vantaggi, chi ha amministrato ha molti vantaggi quando si ripresenta alle elezioni, però c'è uno svantaggio, che quando promette ciò che intende fare nei successivi 5 anni, la domanda che sorge è: perché non l'avete fatto in questi 5 anni che avete governato? Perché non è stato fatto un metro di pista ciclabile nuova in questi 5 anni degna di questo nome, come diceva Aguzzi, le piste ciclabili vere non sono pennellare per terra senza nessun tipo di protezione e scrivere i ciclisti possono passare le biciclette. Fare le piste ciclabili significa fare operazioni molto più significative, vere piste ciclabili. Questa amministrazione non ne ha fatti, in 5 anni non ha fatto un metro. Noi siamo anche molto sensibili su questo tema, in particolare ci interessa dare una risposta anche sul tema della pista ciclabile, il collegamento con la parte sud di Fano, quindi da Ponte Sasso fino a... A parte che dicono tutti sia stata un po' dimenticata. È dimenticata, tra l'altro non si ricorda mai che, essendo un territorio di seconde case, molte seconde case, sono, qui c'è il commercialista, sono portatori di IMU, diciamo, rilevante rispetto a molti altri cittadini, e spesso sono trascurati.
Quindi una ciclabile degna di questo nome che da Ponte Sasso, poi idealmente probabilmente anche da Senigallia partirà questo progetto, colleghi a Fano quella zona, nella parte Mario, crediamo che sia un ottimo progetto da portare avanti. Reniere, lei si sposta solitamente in bicicletta, la utilizza poco? Io ero un ciclista, facevo tanto, da adesso ho smesso, però da 5-6 anni mi dedico a fare le maratone, però in realtà devo dire che la mobilità sostenibile è un progetto davvero interessante, soprattutto se poi si collegano diverse città, diversi paesi dove c'è anche un'osmosi di cultura, di tradizione, e soprattutto quando si crea una rete importante all'interno proprio del bacino di utenza. Poi la mobilità sostenibile tra Fano e Pesaro potrà essere utile anche per coloro che non ricevono più i servizi dell'ospedale di Fano, andranno in bicicletta all'ospedale di Pesaro a prendersi i servizi. Allora, dovremo tornare in collegamento perché Lino Balestra dovrebbe avere un altro ospite. Se non sbaglio, Elisa, giusto? Elisa Bilancioni, Lino? Esatto, sì, ce l'ho qui vicino a me perché nello staff del sindaco si è occupato proprio di mobilità sostenibile, città dei bambini, insomma molte argomentazioni che si intrecciano e si intersecano una con l'altra. Hai sentito anche i commenti dallo studio, che argomentazione possiamo articolare proprio su questa tematica? Beh, certo, le argomentazioni sono moltissime, tutte le volte viene fuori Pontevetra, in effetti ci siamo stati, ci sono stata io con la mia famiglia, ma poi ci sono stati i tecnici del comune con Paola Stolfa, e quindi diciamo che sicuramente Pontevetra è un bell'esempio. Benissimo, hanno detto perché non è stato fatto niente, no, eccetera. Allora, intanto non è stato fatto niente, abbiamo fatto una pianificazione, la mobilità sostenibile non si inventa. In questi ultimi tempi sono molto contenta di questo, è sulla bocca di tutti, benissimo, bello, però di fatto bisogna essere molto esperti, è uno studio approfondito, Paola Stolfa è uno dei maggiori, diciamo, studiosi italiani, viene chiamata anche per fare delle docenze, quindi in qualche modo abbiamo un'eccellenza. Dopodiché la mobilità sostenibile è fatta anche di cultura, è fatta anche di passaggio di nozioni, perché i lavori vanno fatti in maniera integrata, vanno fatti conoscere, vanno fatti capire. È stato fatto un piano delle ciclabili e questo già è un passo avanti che non era mai stato fatto, ed è una pianificazione che si deve andare a intersecare con tutti gli altri lavori progettati in città. A un certo punto vanno temporizzati degli interventi grazie a dei finanziamenti che sono arrivati perché abbiamo fatto dei bandi. La Fano Senigallia, che mi sembra sia stata citata, se ho sentito bene, partirà da settembre, proprio interessando il punto di Ponte Sasso che viene riqualificato anche a livello proprio urbano. Tutte le altre ciclabili, via Soncino partirà a brevissimo. Per il resto, quello che diceva prima Guzzi è pienamente condivisibile e sta tutto nel piano delle ciclabili, cioè ci sono delle arterie principali che interessano la città dove le macchine comunque non devono andare a più di 50 km/h, perché alcune zone, per esempio la Flaminia, non può essere messa a 30 km/h, quindi alcune zone staranno a 50 km/h per permettere la viabilità principale. Dopodiché si entra nei quartieri e i quartieri sono dei luoghi sacri dove lo spazio va condiviso, le strade devono essere assolutamente di tutti e le macchine devono entrare con la coscienza di essere degli ospiti. Quindi vado esattamente dove devo arrivare, non disturbo, non uso il quartiere come una scorciatoia perché su un'arteria principale c'è la fila, ma questa è una coscienza che deve venire agli automobilisti. E quello che abbiamo fatto in questi anni è, grazie anche alle settimane della mobilità sostenibile, cercare di sensibilizzare i cittadini. Molti spostamenti che i fanesi fanno con la macchina sono sotto i 3 km e sotto i 3 km è scientificamente dimostrato che con la bicicletta si fa prima. Insomma, tanti progetti, ecco, e gli studi. Aggiungere un'argomentazione, forse il percepito, esatto, sì. Il percepito alle volte, vivendo un po' la città, è che mancano dei raccordi di cucitura tra pezzi e pezzi. Forse questo agevolerebbe un po' di più? Certo, lo studio dei nodi è fondamentale. Il primo lo stiamo cominciando perché abbiamo vinto un altro bando, per cui grazie a Famose, che è un progetto con Mondolfi e Senigallia, si studieranno dei nodi importanti, per esempio quello di Via dell'Abbazia, il Ponte Rosso, piuttosto che il Ponte Storto. Ci sono dei punti difficili. Sono difficili perché sono storicamente impostati in una certa maniera, sono difficili perché i ciclisti che li percorrono hanno delle abitudini che vanno modificate, però vanno assolutamente studiati i nodi di interconnessione per far sì che anche i più giovani riescano a spostarsi agevolmente da un quartiere. Lino, purtroppo vi devo ringraziare per il momento. Sì, esatto, ritorniamo un attimo in studio perché dobbiamo andare per qualche istante in pubblicità. Fra pochissimo ritorneremo per parlare della ferrovia Fanurbino, di strade nuove ma anche di commercio. Vi aspetto.
Bene, bentornati in diretta ad Occhio al Voto. Poco fa abbiamo parlato di piste ciclabili. Ebbene, il centrosinistra ne vorrebbe realizzare una anche accanto ai binari della ferrovia Fano-Urbino, che ormai sappiamo dismessa 32 anni fa. Però prima di darvi la parola vi faccio ascoltare le dichiarazioni di Giancarlo Danna, che è anche membro dell'associazione Ferrovia Valle del Metauro e candidato nella lista di Lucia Tarsi. Ascoltiamo. È funzionale, diciamo, a un territorio che si deve collegare costa, entroterra, entroterra, costa. Sono sicuro che se quella ferrovia si fosse trovata nella Valle del Foglia sarebbe stata riaperta, visto che ci sono finanziamenti, ci sono soldi statali che non sono stati nemmeno richiesti. C'è un motivo. Il più grande oppositore della la riapertura della linea ferroviaria è l'attuale sindaco di Pesaro Ricci, che a suo tempo fece in modo di negare la riapertura, visto che c'erano delle trattative in corso tra la Regione e lo Stato, per il semplice fatto che sotto praticamente questa presunta pista ciclabile andrebbe a finire l'acquedotto di Pesaro. Quindi Pesaro si vuole prendere l'acqua e noi ci vogliamo andare in bicicletta. Penso che già ci hanno fregato l'ospedale, la caserma, quella di Fano è rimasta chiusa, è rimasta aperta quella di Pesaro. Non ci vogliono dare l'opportunità di crescere come vallata. L'hanno fatto con la sanità e lo stanno facendo anche con le infrastrutture. Sì. Coloro che vivono lungo questa linea ferroviaria devono essere tra quelli più fortunati. Perché? Perché hanno dietro casa delle fermate che evidentemente gli consentono di raggiungere Fano e quindi da Fano poi con la ferrovia il resto d'Italia senza praticamente utilizzare la macchina. E lo avete sentito anche all'inizio di questa intervista, per Giancarlo Danna, insomma, il più grande oppositore sarebbe l'attuale sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Rossi, dunque, il centrodestra sostiene convintamente il ripristino della ferrovia Val Metauro, sull'esempio della ferrovia Val Venosta, che è in Trentino Alto Adige, una ferrovia che conta ben 3 milioni di viaggiatori l'anno ed è a disposizione di una vallata di soli 40.000 abitanti. Si è tenuto un convegno anche nella sede della coalizione del centrodestra, al quale partecipato, quindi insomma avete cercato di far capire ai presenti il perché dovrebbe essere ripristinata questa ferrovia. Ora le domande sono e sorgono forse anche spontanee, ne vale la pena? Tutti coloro che abitano lungo la ferrovia, ecco, in quelle case le abitazioni non verrebbero svalutate, poi passaggi a livello, quindi anche interruzione di strade, che cosa ne pensa? Ma io devo dire la verità, non sono un tecnico su questo argomento. Giancarlo Danna ha spiegato meglio di me qual è la posizione, diciamo, della coalizione che sostiene Lucia Tarsi. Questo è un caso nel quale secondo me si fronteggiano due progetti che hanno entrambi aspetti positivi, perché anche il discorso della pista ciclabile io non lo disprezzo assolutamente, però francamente ascoltando poi i tecnici, appunto, un'idea me la sono fatta, e l'idea di poter avere una ferrovia turistica che diventa in realtà poi una metropolitana leggera di superficie e che va a collegare quindi i quartieri di Fano, dato che poi dopo parleremo anche di strade, è un problema di collegamenti viari, ce lo abbiamo, e che quindi consenta sia ai comuni delle vallate che ai quartieri di Fano di poter utilizzare un mezzo come di fatto diventerebbe una metropolitana di superficie, a me sembra convincente, onestamente, pur ammettendo che non sono un tecnico e non sono entrato troppo in profondità nel dettaglio di questo progetto. Riattivazione che è sostenuta anche dal Movimento 5 Stelle. Assolutamente, è sostenuta da noi, e anche l'idea della pista ciclabile affina al binario. Ovviamente affina, nel senso che segue presso poco lo stesso percorso, per quanto sia possibile. Mi fa un po' sorridere sentire Giancarlo Danna che additi l'attuale sindaco di Pesaro, perché da quella provincia della quale amministrazione il collega qui Davide Rossi faceva parte è arrivato proprio il blocco di questo progetto. Quindi diciamo che è un po' una politica un po' che si sta mischiando. Vuole replicare brevemente? No, io ho detto francamente che a me la proposta di pista ciclabile sembra comunque una proposta valida. Avendo approfondito il progetto della ferrovia turistica e della metropolitana di superficie, mi sembra che abbia delle carte in più da giocare, sia più appetibile francamente di una semplice pista ciclabile. Questa è la mia tutt'altra opinione invece è il centro-sinistra.
Sì, noi ci siamo già espressi su questo tema e sul recupero della ferrovia piuttosto che della pista ciclabile. E io pongo due questioni, allora, per chi vuole recuperare la ferrovia, la vecchia ferrovia Fanurbino. Primo, i costi eccessivi, a nostro avviso, che superano abbondantemente i 100 milioni, mi pare di capire, e quando si fa un investimento bisogna capire anche qual è il ritorno economico. Per rientrare di 100 milioni di euro di spese, o quelli che saranno, forse ci vogliono 100 anni, ci vorranno, ecco, quindi un investimento a mio avviso improduttivo. Secondo, sarebbe un errore strategico non prendere in considerazione e non dare la priorità alla pista ciclabile, perché il resto della provincia va verso le piste ciclabili. Allora mi dovete spiegare perché da Pesaro, Vallefoglia, la ciclovia adriatica, cioè gli assi principali viari della nostra provincia, si cerca di metterli in sicurezza anche con un tratto di ciclabile. Allora io devo capire quale, per quale ragione da Fano a Urbino si debba tornare ad andare con il treno, con una metropolitana di superficie. Io credo che la logica sia quella di collegare anche Fano, Urbino, forse vogliamo fermarci prima a Fossombrone, perché il tratto da Fossombrone a Urbino è un po' più impervio chiaramente da realizzare per quanto riguarda la pista ciclabile. Ma oltretutto una pista ciclabile sarebbe un ottimo volano anche per il nostro turismo. La vicina Romagna ha fatto, rinverdito la propria tradizione turistica proprio grazie anche alle tante piste ciclabili a mobilità sostenibile con strutture turistiche, alberghi e quant'altro, strutture ricettive che si sono attrezzate per il bike sharing e quindi offrono proprio nel pacchetto promozionale le biciclette, insomma, per poter visitare i luoghi delle loro città. E non vedo perché noi nella nostra provincia, in questo territorio, in questa vallata, dobbiamo spendere tanti soldi, fare un investimento difficilmente produttivo e perdere un'occasione volevo puntualizzare sui costi, nel senso che mi risulta che ci sia proprio un progetto che prevede un costo di 87 milioni per la ferrovia. 120. 87 milioni è un progetto che mi è stato mostrato proprio l'altro giorno. Vabbè, io già mi sono documentato nelle 120 milioni. E già il fatto che non ci sia una chiarezza sui costi che porta al ripristino della ferrovia e alla modernizzazione della tratta ferroviaria. E anche, sempre parlando con i tecnici, mi è stato detto che nei piani del Ministero delle Infrastrutture ci sono dei denari che si possono, ci sono 20 milioni di euro l'anno che la regione può chiedere proprio per le ferrovie turistiche. Muzzi, quindi credo che i costi non siano un problema insormontabile. Ma io ricorderei anche che siamo verso una mobilità sostenibile, quindi la ferrovia insieme alla pista ciclabile serve per togliere polveri sottili. Ricordiamo che abbiamo sforato nei primi tre mesi quasi 30 volte già in tutte le centraline della città, quindi più ci si può muovere senza inquinare e più è meglio per il futuro. Quindi sì, sarà un costo, ma secondo me se serve per la salute dei cittadini di non solo Fano ma di tutta la vallata, ben venga. Renier, da ex ciclista, qual è la sua opinione? Io sono, non dico che sono scettico, però adesso al di là del termine della metropolitana di superficie, io quando ero ragazzino la chiamavano la litorina, adesso comunque si chiama metropolitana di superficie. In realtà quello che faccio difficoltà come persona che è pragmatica, perché devo mettere a terra un progetto non è solo nell'idea ma anche nella sostenibilità dell'idea, ed è quello che vorrei chiedere a voi, se sapete quali costi può avere l'idea del ripristino di una tratta ferroviaria turistica elettrificata come quella della Val Venosta, ovvero fare la pista ciclabile a fianco oppure fare entrambi, e se i costi del trasporto locale possono ammortizzare il costo di esercizio, e se no rimane solo una bellissima idea che anch'io approvo come idea, ma se poi non riusciamo a mettere terra nella pratica è un problema. Quindi ve lo voglio chiedere, cioè, al di là di sostenere la bella idea, poi come la mettereste a terra, cioè, come costi, come si concilierebbe poi questa nuova linea col trasporto, col piano del TPL, col trasporto su gomma, quindi il trasporto locale. Rossi. Io ripeto che proprio ieri ho potuto visionare un progetto che prevede senza elettrificazione, quindi la ripristino della ferrovia e modernizzazione della struttura esistente, a un costo di 87 milioni di euro. Mi sono stati dimostrati anche documenti che ho qui, fra l'altro, che dicono che il Ministero delle Infrastrutture stanzia finanziamenti per questo tipo di interventi. La Regione ha la competenza per richiederli, quindi non credo che il problema sia la finanziabilità dell'operazione. Per ciò che riguarda la sostenibilità, diciamo così, l'utilità, io credo che sono queste qui opere
che dalle nostre parti è assolutamente innovative, no? Quindi si fa anche fatica a dire con certezza che, però molto spesso le opere nuove non si possono misurare prima, ma cambiano poi se le si realizzano, cambiano radicalmente le abitudini di spostamento dei nostri concittadini. Quindi a me sembra una innovazione affascinante che può aprire molte prospettive. Aguzzi. Io credo che da quel punto di vista, allora dal punto di vista pratico, io non sono un tecnico, quindi non sto neanche a dilungarmi, però dal punto di vista ministeriale i fondi ci sono, è vero, come ha detto Davide Rossi, che se ne dovrà parlare con la Regione e probabilmente con lo Stato, con le Ferrovie. Noi abbiamo i nostri deputati al Parlamento e la nostra senatrice che si stanno già occupando di questa cosa, tanto della Fano Urbino quanto della Fano Grosseto, che adesso sappiamo c'è sblocca cantieri, c'è di mezzo il ministro Toninelli. I fondi ci sono, volere e potere, se si vogliono fare le cose si possono fare. E vedo che c'è in collegamento Lino Balestra, ti lascio la parola, Lino. Sì, Simona, allora sono con Fabiola Tonelli della lista Noi Giovani. Allora, buonasera. Ciao Fabio. Un saluto tra mezzi parenti. Allora, cosa farne di questa linea ferroviaria Fano-Urbino? Ripristinare il treno, farci una ciclabile? Qual è la vostra opinione? Dunque, non è questione di essere a favore o contro la ferrovia, secondo me bisogna fare quello che è meglio per la comunità. Sicuramente quest'asse qui è molto importante a livello di mobilità, perché in entrambi i casi alleggerirebbero il traffico sulla statale o sulla superstrada, e sicuramente anche gli investimenti che servono per costruire un progetto del genere sono molto ingenti, e quindi mi ripeto un po' rispetto a quello che è stato detto in studio: bisogna fare un attento e profondissimo studio di fattibilità, perché oltre a costruirla poi bisogna mantenerla, io non direi ferrovia, non mi piace usare, ma un sistema di metropolitana leggera soprattutto dovrà essere elettrica, quindi bisogna mantenerla con diciamo degli introiti che devono per forza arrivare da questa ferrovia, quindi bisogna chiedersi chi è l'utenza che utilizzerà questa ferrovia. Possono essere gli studenti, i turisti, quindi bisogna fare un attento studio e avere i dati alla mano. La pista ciclabile sicuramente è una buona alternativa alla ferrovia per i brevi e i medi percorsi, mentre invece per quelli lunghi sicuramente sarebbe meglio la ferrovia. Quindi le possibilità secondo me sono tutte aperte, e bisogna avere questi studi che dimostrano alla comunità che o una o l'altro sono possibili. Ecco Lino, intanto vogliamo sapere anche qualche informazione. Il Ministero... Sì, prego, concluda. Sì. E volevo dire che è molto complicato il tema, perché da una parte abbiamo il Ministero che stanzia i fondi, no, per ripristinare le vecchie ferrovie dismesse a turistiche, mentre invece la Regione sta realizzando un progetto di pista ciclabile, quindi insomma bisogna anche mettersi d'accordo, e oltretutto mettersi d'accordo con tutta la vallata, quindi sarà una cosa insomma complicata da realizzare, lunga e difficile. Sicuramente interessante nei prossimi anni da capire. Sì, certo, esatto. Ecco, Lino, intanto sta proseguendo la riunione, giusto? Molto. Parecchio. Vi sta proseguendo? Intanto, sì, Simona, qui ormai la discussione ha preso diversi aspetti, la sala sta seguendo attentamente tutte le argomentazioni che vengono portate. Io tra l'altro qui, dopo Fabio, avrò vicino a me proprio uno di quelli presenti qui in sala, e magari proprio da residente potrà esprimere un parere, una volontà per questo quartiere, per questa zona di Fano. Ottimo, allora noi intanto andiamo avanti con la nostra scaletta. Per liberare Fano dal traffico, che cosa bisogna fare? Parlavamo appunto anche di strade alternative, opere compensative, Casellino di Fenile, quindi partiamo da lei, Aguzzi. Dunque, è chiaro ed evidente che il problema del traffico si concentra tutto nel centro. Perché? Perché anche dopo le opere compensative, comunque da sud si deve arrivare fino a Tombaccia, e a nord finisce tutto Belgatto, e poi comunque bisogna ritornare, diciamo per intendersi, alla liscia e passare sulla statale adriatica. Nel nostro progetto c'è di usufruire della strada di mezzo che da Tombaccia va verso Marotta per collegarsi alle opere che anche fino a Senigallia hanno fatto. Bisognerà ovviamente parlare e discutere con il comune di Mondolfi, perché poi altrimenti finirebbe comunque a Marotta,
però quella lì è una strada che si può assolutamente, chiaramente non nelle condizioni in cui è in questo momento, perché non è assolutamente praticabile, però si può allargare e si può utilizzare. A nord non abbiamo sinceramente dei progetti, abbiamo delle idee, probabilmente la più praticabile sarebbe stata già fin dall'inizio pensare che quando si costruiva, si allargava l'autostrada, si faceva la terza corsia, bisognava accompagnare un'altra corsia esterna all'autostrada per sfruttare magari anche la galleria dismessa di Novilara, e dopo di là si è già Pesaro, siamo già vicino all'intercordire. Da lì si è persa un'occasione molto importante. Anche qui io non so se dar la colpa alla giunta di centrodestra di allora o se dar la colpa alla giunta che sta uscendo ora, perché comunque queste opere compensative sono passate, cioè sembra veramente un castello costruito in aria, non si capisce come l'hanno fatte. A noi, i tecnici dell'autostrada, quando li abbiamo interpellati, ci hanno detto: al momento del progetto nessuno nel comune di Fano, né il tecnici e né l'assessore predisposto, ci ha aiutato nel capire come meglio farlo. Ma non è che tra le responsabilità fa rientrare pure suo padre, visto che dice... Era giunto di centrodestra, era la sua, non è che posso... indirettamente. Non posso esentarlo. Rossi, il suo pensiero. Ma sì, la questione è complicata. Adesso noi siamo in campagna elettorale e il rischio è quello di andare a... per slogan o dire cose che poi sono di difficile attuabilità. L'idea che hanno presentato in campagna elettorale i 5 Stelle è comunque un'idea che anche noi riteniamo valida. E poi quello che mi sento di dire è che quando si arriverà lì e si capirà, cioè in amministrazione si capirà quanto effettivamente si potrà spendere, allora si potrà fare una programmazione di vie alternative a quelle attuali basate su dati concreti, altrimenti, ripeto, oggi rischiamo solo di cercare di raccogliere consenso attorno a proposte che poi non andremo mai a realizzare. Nicolelli. Sì, allora io dico che cercare sempre per forza a tutti i costi il colpevole, oltre a non essere un modo che a noi piace di fare politica, poi si rischia di fare anche harakiri, insomma, ecco. Io credo che le opere compensative siano già un'ottima valvola di sfogo per il traffico una volta completate, dobbiamo dirlo, perché ancora sono in fase di ultimazione, siamo a metà dell'opera sostanzialmente, perché manca ancora il tratto dal ponte d'autostrada, quello insomma in zona Centinarola che va a Belgatto, e chiaramente anche il nuovo ponte sul Metauro, non dimentichiamolo, il nuovo ponte sul Metauro che toglierà completamente il traffico dal ponte Metauro e quindi porterà direttamente a Tombaccia. Il nuovo svincolo di Fano, una volta completato, toglierà il traffico pesante dalla rotatoria di Sant'Orso, che è quella nevralgica, diciamo, e che dove a qualsiasi ora della giornata c'è sempre una fila abbastanza importante di mezzi, soprattutto mezzi pesanti, e quindi questo è già sicuramente un bel sollievo per il resto della città. Casellino Fenile, sì o no? Il Casellino Fenile è una ipotesi che noi prendiamo assolutamente in considerazione. Sono stati già impegnati 60 milioni di euro per le opere compensative, ce ne sono altri 20 potenziali per questa intersezione che ci favorirebbe il transito del traffico verso Pesaro. Quindi sicuramente è una opzione da prendere in considerazione. E poi logicamente ci sono anche discorsi burocratici diversi, se non ricordo male anche di sovrintendenza, che chiaramente monitora in maniera oculata questa zona, perché è una bella zona, una zona di rilievo, e quindi chiaramente insomma ci saranno un po' di questioni da mettere in fila, ma uno dei nostri pensieri è proprio anche quello del Casellino di Fenile, perché sicuramente sarebbe lo sfogo migliore del traffico verso Pesaro. Daniel, passiamo a lei, visto che è un esperto economista e quindi ha a che fare anche quotidianamente con chi lavora nel settore del commercio. Ha visto dei cambiamenti, insomma, positivi, negativi in questi ultimi anni? Si ha delle domande anche da rivolgere ai nostri ospiti proprio su questo settore? Il cambiamento l'abbiamo visto nel degrado sicuramente, perché al di là dei dati statistici della nostra regione, che abbiamo un PIL che sta andando verso il basso, e sicuramente la provincia di Pesaro Urbino ha il PIL più negativo di tutte le altre province della regione Marche, siamo in un territorio dove sicuramente c'è uno stress economico non indifferente, e vorrei chiedere ai nostri amici presenti che cosa a livello economico hanno pensato di porre a terra, di mettere a terra per aiutare le categorie dei commercianti, le categorie degli artigiani, delle piccole e medie imprese, e in che modo
vogliono attuare questi aiuti per agevolare il centro storico che sta diventando desertico, per aiutare l'artigiano che oggi sappiamo che la provincia di Pesaro è quella che ha registrato il maggior numero di chiusura di partite IVA. E quindi anche nella nostra città vediamo qual è la difficoltà che oggi hanno gli operatori economici nel portare avanti le loro attività. E mi quindi brevi, volevo capire in sostanza quali erano i loro programmi, come intendono a mettere a terra questi programmi per aiutare le attività economiche, soprattutto a centro storico, artigiani, commercianti e piccola e media impresa. 30 secondi, un minuto massimo, Nicolelli. Ma allora, diciamo che il problema è, come diceva giustamente il dottor Regnier, è forse un po' più ampio rispetto alla città di Fano. Ecco, la provincia insomma ha sofferto tanto dal 2008 in poi, diciamo che la crisi non è mai passata veramente, nel senso che tante attività produttive sono andate in difficoltà, ma poi è un problema, ecco, in generale di carattere nazionale. Io credo che quello che può fare un'amministrazione innanzitutto è calmierare le imposte locali, soprattutto sulle nuove attività, insomma dare degli incentivi per le nuove attività, soprattutto se aperte dai più giovani, e quindi fondamentalmente, ecco, andare a intervenire sul tema esclusivamente locale. Poi è naturale che si può accompagnare un processo di rigenerazione, ricrescita del tessuto commerciale artigianale in tante forme, anche con una sorta di affitti calmierati, con degli spazi comuni di lavoro, e quindi, ecco, sostanzialmente insomma, le forme che abbiamo messo nel nostro programma elettorale sono queste. Fermo restando, ripeto che una crisi di carattere nazionale come quella che abbiamo avuto si supererà ancora con un po' di tempo, ci vorrà ancora un po' di tempo per far sì che venga superata, e chiaramente lascerà delle macerie, chiamiamole così, dei resti insomma, che non saranno. Però mi permetta, come mai allora le città virtuose che stanno una a destra e una a sinistra nostra, che sono Pesaro e Senigallia, hanno dei PIL diversi e hanno soprattutto una vivacità economica che addirittura ci sono nostri cittadini che vanno a lavorare o penso di aprire attività economiche o a Senigallia o a Pesaro, quindi c'è un fenomeno di migrazione. Allora, mi pare che questo avvenga anche a Fano, nel senso che diverse attività anche in centro storico sono state aperte da cittadini non di Fano, ma di Pesaro, questo mi risulta insomma, anche perché poi qualcuno ne conosco pure, e credo che comunque la città di Pesaro forse sia stata ancora più colpita dalla crisi, insomma, e soprattutto in certi settori. E io credo che in questi anni la nostra città comunque sia stata oggetto di una vivace attività commerciale, soprattutto anche perché comunque a livello turistico i numeri ci dicono che c'è stato un trend positivo, e il turismo è una parte fondamentale del commercio, dell'economia della nostra città, che i numeri ci danno, ecco, la visione di una crescita progressiva dal 2014 ad oggi, quindi questo è uno spaccato del nostro settore economico. Anguzzi, è d'accordo? Ripeto, io non so se dare più colpo anche in questo caso a chi ha avallato il piano regolatore generale, cioè alla giunta di centrodestra, o ha raggiunto uscente di centrosinistra che ha avallato tanti altri centri commerciali. Noi abbiamo più di 20.000 metri quadri di centri commerciali al di fuori del centro storico, e Seri, è notizia dell'altro giorno, è andato per i negozianti di Centinarola a vantarsi che costruirà una palestra a Centinarola, cosa molto buona costruire una palestra, ma non ha spiegato che di controparte ha garantito altri 4.000 metri quadri di centri commerciali. Se secondo la giunta uscente questo è il modo di portare il commercio, di qualificare il commercio in centro, è un modo completamente sbagliato. Noi nel nostro programma abbiamo l'esenzione dal pagamento delle tasse comunali, che sono la TARI, la TASI, la TOSAP e la tassa sulla pubblicità, per il primo anno per tutte le nuove attività che aprono in centro storico o nel lungomare, e per tutto il primo anno, e che hanno almeno un dipendente a tempo determinato per un anno. A tutte le attività che nascono sul territorio, che hanno almeno 3 dipendenti, dei quali almeno uno a tempo indeterminato, e ci saranno anche delle agevolazioni dello stesso tipo, cioè non pagare le tasse comunali, per tutte le attività che avranno come titolare o come maggioranza dei soci persone, ragazzi sotto i 30 anni di età, più incentivi per l'economia verde, per il riqualificamento energetico di tutti i fabbricati industriali, e per chi
riapre delle attività su dei fabbricati o dei negozi sfitti da almeno un anno. Rossi, a lei. Io voglio partire dal piano regolatore, appunto, che giustamente è stato citato. È vero che l'attuale piano regolatore vigente, che poi è quello fatto nel 2007 dalla prima giunta Guzzi, prevede una quantità di commerciale molto importante. Io tra l'altro già all'epoca la ritenevo sovradimensionata, ma parliamo di un altro periodo storico, un'altra epoca storica, cioè la grande recessione che ha colpito in particolare il settore immobiliare è del 2009. Quel piano regolatore sconta il difetto di essere stato pensato in un periodo storico nel quale ancora invece lo sviluppo edilizio era, e lo sviluppo economico in generale, non solo quello edilizio, era molto, molto forte. Allora, qual è una critica che mi sento di fare all'attuale amministrazione? Che non l'ha rivisto questo piano regolatore in questi 5 anni. Probabilmente avrebbe dovuto rifarlo completamente, ma quantomeno avrebbe dovuto prevedere delle varianti. E perché, se andrete al governo, che cosa farete? Questo, rifare il piano regolatore. Cioè il piano regolatore, il problema che io individuo nella città più grande in questo momento è la mancanza di strategia nelle scelte di crescita economica. Lo strumento principale che ha un'amministrazione comunale per stabilire qual è la strategia di crescita economica è il piano regolatore generale, perché lì dentro tu puoi fare le scelte che indirizzano e che sostengono i settori dell'economia sui quali tu vuoi puntare. Faccio un esempio: ritieni che la logistica sia una cosa molto importante, allora farai un piano particolareggiato del porto e lo potenzierai, così farai per l'aeroporto. Ecco, Occorre avere una strategia, questa è mancata, quindi è vero che la destinazione commerciale viene dal piano regolatore fatto da una giunta precedente, però il difetto dell'attuale amministrazione, dato che nel frattempo è cambiato il mondo, è non averci messo mano. A me risulta, Enrico Nicolai, dimmi se sbaglio, che non sia stata fatta una variante, credo, fatta forse quella solo per la clinica privata Chiaruccia o poco più, questo no. Credo che sia un deficit. Che non è poco. Allora, posso velocemente rispondere? Allora, innanzitutto mi fa piacere che chi è causa del suo mal pianga se stesso, insomma, chi era stato protagonista della realizzazione di quel piano regolatore ora, insomma, fa il mea culpa. No, e dico che era un'altra epoca storica. E si accorge, ecco, il piano regolatore serve proprio per guardare avanti, no? Per guardare la città del futuro. Se voi avete approvato un piano regolatore nel 2007 a ridosso proprio della crisi economica che poi si è sviluppata da lì a poco e non avete intuito che il sovradimensionamento edilizio e commerciale era esagerato, ecco, già mi pare questo che sia una causa grave, insomma, di mancanza di progettazione e di visibilità. Nessuno l'aveva previsto. Chiudo dicendo che in questi 5 anni noi abbiamo messo mano al nuovo piano regolatore con un piano strategico obiettivi Fano 2000, Orizzonte Fano 2030. E quindi proprio per questo questo piano strategico verrà tradotto nei prossimi anni in piano regolatore, chiaramente sostenibile. Andiamo un attimo in esterna perché guardi al futuro. Vedo che sono pronti. Lino è residente della zona di San Cristoforo, giusto, signore? Sì, esatto, Filippo Bacchiocchi, residente di questa zona, nonché anche operatore commerciale, esatto, del centro, interessato alla discussione che si è stata intavolata poco fa, assolutamente sì, però insomma voi siete qui per ascoltare un candidato a sindaco. Quali sono gli auspici che vi fate per questo quartiere, per questa zona di Fano, quindi alla luce di tutto quello che avete sentito in questi giorni? Beh, dunque, grandi opere qui non ce ne sono bisogno, perché già è un quartiere abbastanza servito, abbastanza tranquillo. Forse adesso col fatto che arriva la nuova arteria della terza corsia si può mettere mano anche a quei progetti che erano stati fatti in un colloquio precedente che abbiamo avuto con l'assessore Fanesi, anche su alcune zone dove si può cominciare a allargare le ciclabili, per esempio, perché abbiamo anche una scuola qui abbastanza importante come la Nuti, che ha un sacco di bambini. E forse qualcosa si può fare, tipo un po' più curare un po' più delle vie un po' più limitrofe rispetto a quelle principali. E poi il problema, sperando che la nuova arteria sblocchi un po' il traffico, perché all'ora di punta qui tra le interquartiere nazionali è un disastro. È un delirio. È un disastro. Siamo. Vorrei sentire brevemente dell'ambiente.
Brevemente un commento anche su quello che è la situazione nel centro storico, visto che lui la vive proprio a pieno. Qui si è discusso anche della possibilità di agevolare queste attività. Proprio 30 secondi anche per avere un parere di Bacchiocchi. Ecco, sì. Le agevolazioni possono andare anche bene, però bisogna partire dall'inizio. Cioè Pesaro e Senigallia, vi ho sentito prima che le stavano citando, Pesaro ha fatto un buon lavoro, secondo me sono ritornati anche parecchi negozi. Quello che manca fanno, insomma bisogna che sia il comune, il comune, chi va su, che dia il primo input, poi cerca di coinvolgere i commercianti tramite Confcommercio, Confesercenti, i commercianti stessi. Però bisogna ripartire, anche perché il centro storico è il fiore della città, il fiore all'occhiello della città, è l'impatto per il turismo. Ecco, il turismo, dobbiamo capire cosa vogliamo fare da grandi, ecco, questo. Okay. Chiarissimo. Simona, prima di chiudere e di salutarvi, ti devo fare una precisazione. Sì. Cristian Fanesi prima ci teneva a questo. I 45 giorni citati prima non sono lavorativi, bensì calendar day, ovvero sia giorni di calendario, quindi al 21 di giugno, meteo permettendo e imprevisti permettendo, tutto dovrebbe essere a posto. Questo mi ha chiesto di riferirlo proprio ai tuoi interlocutori, perché in questo modo almeno si ragiona su un dato di fatto oggettivo. Ci colleghiamo proprio fra due minuti per i saluti finali, poi i residenti. Benissimo, grazie, perfetto. Grazie a te, a fra poco. Ernia, una domanda, l'ultima velocissima da rivolgere ai suoi ospiti, se ancora vuole richiedere o avere qualche domanda. La domanda c'è, perché abbiamo parlato di piano regolatore, strumenti urbanistici, però ho visto tanti argomenti, ho letto anche i rispettivi programmi delle varie coalizioni, però mi sembra che tutto quanto sia fatto a compartimenti stagni, sia fatto a macchia di leopardo e non ci sia una visione strategica di una città che deve diventare polo di attrazione, che deve diventare attrattiva. Ancora ragioniamo con un programma disconnesso che non ha poi una coesione, non ha una filosofia di base. Allora voglio chiedere a loro in che modo i veri temi della nostra città, che sono, abbiamo tante attrazioni, avessero peso i reperti storici che abbiamo noi, la città romana che abbiamo noi, il Teatro della Fortuna, il Carnevale, il porto peschereccio e il porto turistico che non ci riescono ad entrare neanche le barche. Allora dico, in che modo noi riusciamo, o voi pensate di poter riuscire a creare un'osmosi per far sì che Fano diventi attrattiva, diventi un mercato attrattivo rispetto a Pesaro, che ci fa concorrenza molto grossa, rispetto a Senigallia, che veramente ci sta dilaniando in questo Vi momento. Vi chiedo di controllare il timer questa volta, perché fra 5 minuti, 10 minuti massimo dovremo trasmettere il TG di mezzasera, quindi davvero un minuto, brevissimi. Rossi. No, è vero, quello che manca è spesso nelle amministrazioni e in quelli che si candidano ad amministrare le città è una strategia complessiva, ed è ciò che è mancato soprattutto in questi 5 anni, è mancata la programmazione, è stata fatta una politica di scelte quotidiane di piccolo cabotaggio. Io parlo per le idee che ho io come candidato, io ho fatto l'assessore alla cultura del comune e della provincia, penso che sia da lì che dobbiamo ripartire. La strategia va disegnata attorno all'identità storica e culturale che ha questa città. Lì poi innestiamo tutta una serie di iniziative economiche, anche della manifattura, penso alla cantieristica, che sta riprendendo, ha già ripreso anzi in altre città, registra già crescite importanti in termini percentuali. Cioè noi dobbiamo diventare una città che si caratterizza per essere, che si rivolge a una fascia economica di livello elevato. La nostra città ha queste caratteristiche e quindi, facendo leva sulla nostra cultura, sul nostro patrimonio culturale, anche le iniziative economiche devono stare su quel livello così alto. Aguzzi. Dunque, noi abbiamo l'idea di riuscire a dilatare quello che è la concentrazione del turismo, non soltanto nel periodo estivo, ma in tutto il periodo, toccando chiaramente tutti quelli che sono i punti di forza della città, che sia il Teatro Romano di Vitruvio, che è assolutamente da sfruttare, fino ad ora non è stato fatto, che sia il Carnevale, che sia Fano Jazz, che tocchi tutti i punti della città, anche i quartieri, e che sia dilatata in tutti i 365 giorni dell'anno. E quindi un percorso che possa far toccare tutti questi punti importanti per il turismo della città per tutto l'anno, in modo che anche le strutture ricettive
possano stare aperte, il resto possono stare nel beneficio, ma stare aperte tutto l'anno. Noi abbiamo strutture ricettive che stanno aperte 2 mesi all'anno perché i turisti altrimenti non ci sono, e se vogliamo far fiorire tutti quelli che sono i punti di forza della città bisogna che apriamo il turismo a 365 gradi. Stagionalizzare un po', Nicolelli? Assolutamente. Il piano strategico Orizzonte Fano 2030, come dicevo prima, va proprio in questo senso, cioè di riqualificare, rivedere in termini generali il piano regolatore della città, e quindi la proposta per i nostri 5 anni è proprio quella di riqualificare e di rivedere appunto questo strumento urbanistico che è fondamentale per lo sviluppo armonico della città. Noi nel 2014 abbiamo trovato i cassetti del comune vuoti di progetti. Allora, progettare e rivedere una intera città richiede tempo, e la partecipazione che abbiamo messo in questo Orizzonte Fano 2030, nel senso che abbiamo coinvolto tutta la cittadinanza, sia i tecnici ma anche proprio i singoli cittadini che volevano dare un contributo, va proprio in questo senso, cioè nel capire dai cittadini, dai tecnici, che cosa si poteva inserire per uno sviluppo armonico della città, per poi tradurlo chiaramente nei prossimi anni in dati di fatto, insomma in cose concrete. Però, ripeto, io credo che lo sviluppo... Allora, oltretutto, faccio una piccola parentesi, apro e chiudo. 10 secondi. 10 secondi, i 140 milioni di investimenti che abbiamo fatto in opere pubbliche vanno anche in questa direzione. Cioè, abbiamo cominciato dal centro storico, abbiamo riqualificato tante zone del centro storico, ultimi in ordine cronologico, il Pincio. Vogliamo fare lo stesso nella zona mare, che ha un'estrema necessità, da Fosso Seiore a Ponte Sasso, di essere riqualificata. Ma questo richiede tempo, progettualità, ricettività, ricerca dei fondi economici per farlo, e quindi chiaramente l'orizzonte temporale, sono stati questi 5 anni appena conclusi, saranno i prossimi 5 per completare il lavoro che abbiamo in mente. Siamo in chiusura, Aguzzi, ballottaggio sì, no? Ed eventualmente chi andrà? Io spero vivamente di andare noi, con chi non importa, l'importante è con il lavoro che abbiamo svolto, spero che siamo riusciti a far capire ai fanesi quella che è la nostra idea innovativa per la città. Se vogliono continuare a dare credito alle amministrazioni che ci hanno preceduto e che ci hanno portato in questi problemi che abbiamo, possono farlo, altrimenti se vogliono un cambiamento devono votare noi. Il vantaggio dei 5 Stelle ad oggi è che, non avendo mai governato, non possiamo prenderci le colpe di nulla. Ci devono far provare, devono avere fiducia. Nicolelli. Del ballottaggio parleremo il 27 maggio eventualmente. Noi siamo concentrati sul primo turno e quindi vogliamo ottenere il massimo dei voti da qui a questa settimana, al 26, e poi dopo eventualmente, se ci sarà un ballottaggio, vedremo. Innanzitutto speriamo di arrivarci noi, però con chiunque sarà ce la giocheremo a testa alta. Sì. Ma il ballottaggio più probabile è quello fra il sindaco uscente Seri e la nostra Lucia Tarsi, e a quel punto io credo che si innescherà una voglia di cambiamento nella città, che avrà per la prima volta la possibilità di eleggere una donna sindaco di Fano. E credo che anche chi al primo turno possa aver votato poi altri candidati, sulla questione dell'ospedale, sulla questione della difesa dell'ospedale, anche l'elettorato 5 Stelle potrebbe confluire sul Cattarsi. Renier, secondo lei chi andrà eventualmente al ballottaggio, e anche brevemente che cosa si augura per la Fano del futuro? Dunque, al ballottaggio secondo me andranno Tarsi e Seri, senza nulla togliere al nostro amico Aguzzi. E poi dopo le dinamiche del ballottaggio non sono quelle del primo turno, quindi lì può venire fuori tutto, e lì governeranno un po' gli equilibri su quello che sarà la Fano del futuro e le idee che possono essere coincidenti tra i vari candidati che sono al ballottaggio. Mi auguro che la Fano del futuro sia una città strategica e che non si parli solo di piani regolatori o che si parli di idee asettiche o a macchia di leopardo, ma ci vuole una visione, cioè un'identità futura di chi vogliamo essere fra 10 anni, e soprattutto ci vuole un marketing strategico, perché chi fa l'amministratore, chi farà il sindaco, non deve solo pensare all'amministrazione, ma deve fare anche un marketing competitivo territoriale, perché solo dal marketing competitivo territoriale si può indirizzare lo sviluppo armonico di una città. La ringrazio. Torniamo un secondo in collegamento per salutare anche Lino Balestra, che ci ha accompagnati durante tutta questa diretta. Lino.
tutto anche gli ospiti in studio. Qui l'incontro sta ormai chiudendosi, i temi sono stati quelli della sanità, del nuovo palazzetto e del lungomare, la riqualificazione del lungomare, e adesso si stanno ascoltando un po' le istanze dei cittadini che vi abbiamo fatto ascoltare poco fa anche attraverso uno dei loro rappresentanti qui presenti nella sala del San Cristoforo. Quindi restituisco la linea e saluto tutti ai prossimi appuntamenti. Grazie Lino per il tuo contributo, un ringraziamento ovviamente anche a tutto lo staff di Fano TV e agli ospiti di questa puntata in studio, a partire da Filippo Guzzi, candidato per il Movimento 5 Stelle, che ha indicato Marta Ruggeri come candidata a sindaco di Fano, Enrico Nicolelli, candidato nella lista del PD in appoggio Massimo Seri, Davide Rossi, candidato nella lista Lato a Fano, sostegno di Lucia Tarsi, ed Enrico Maria Renier, commercialista, revisore legale, consulente del lavoro e master coach internazionale. Grazie ancora per essere stati con noi. Ricordo l'appuntamento importante per venerdì 24, quando avremo in studio i quattro candidati a sindaco di Fano per il faccia a faccia conclusivo in diretta e prima delle votazioni. Grazie di nuovo a tutti i nostri ospiti e un buon proseguimento di serata a tutti voi. Arrivederci.